Let's go baby! Sentite un po' rimbombare perché sono nell'atrio della casa e mi sono dovuto muovere, mi sono dovuto spostare dalla casa in cui ero. Voi direte, perché ti sei dovuto spostare? Beh, la motivazione è che la casa in cui stavo era un Airbnb, che è un sito dove si possono prendere delle case per un tot di tempo, e il problema è che pensavo di trovare una casa in affitto qua da prendere per questi 6 mesi di lavoro. Il problema è che non si trova, in Francia è difficilissimo trovare una casa in affitto se vieni dall'estero. Quindi, beh, ho preso per un'altra settimana un altro Airbnb, ora vi voglio fare un giro. È molto bello, è particolarissima. Quando sono entrato mi è preso un colpo, se mi vedete tutto sudato è perché, ragazzi, ci sono già 3 piani di scale da fare, ora vedete. Allora, per prima cosa, questo è l'atrio, come state vedendo qui. Questo qui è la parte iniziale da dove siamo arrivati. Come vedete il soffitto è molto basso, molto 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 basso. Ma ora andiamo a vedere cosa c'è in questa porta. Ta-da! Qui abbiamo il cesso. Ora andiamo subito dentro. Dove si accende la luce? Qui a destra. Questo è il cesso, ragazzi, che è veramente piccolo. Veramente, ma veramente piccolo. Let's go, baby. E, beh, questa qui è la doccia. Un po' bruttino, bisogna dire. Però ci accontentiamo. È solo per fino a venerdì. Il cesso. E come al solito manca un oggetto fondamentale qui dentro. Come potete vedere da voi, manca il bidet. Ora andiamo via da qua. Ah, non so se vedete, io qua ci sbatto la testa. Cioè, se io camminassi qua, sbatterei la testa così. Quindi è molto basso. È stata progettata per i nani. Quindi qui chiudiamo e ora andiamo nel salone. Accendiamo le luci. Per prima cosa, questo qui. Se c'è un po' di casino, ragazzi, scusate, ma il video è specchiato, cazzo. C'è scritto home comunque qua sul muro. Come vedete, qui c'è il divano. Qui ci sono un po' le mie valigie. Mi sta venendo il cuore. Qui ci sono le valigie. Il mio zaino, il mio Mac per lavorare, lì quella lì è la scatola del, come si chiama, dello schermo. Qui c'è la spesa che ho fatto, le mie 2 valigette, varie robe, eccetera, eccetera. Comunque, andiamo avanti, questo è lo schermo. Cioè, allora ragazzi, io vorrei capire una cosa. Questo è lo schermo, ma se io mi devo vedere qualcosa e mi vado a sedere là, mettiamoci qua, va? E lo schermo è laggiù, ma come cazzo faccio a vedere? Mi serve un binocolo. Cioè, vi giuro, serve un binocolo per vedere quello schermo. Vabbè, ragazzi, sono francesi, sono strani. Poi, comunque, questa comunque è molto carina la casa, come potete vedere. Qui arriviamo poi alla cucina. La cucina, qui ci sono delle scale, come avete visto, per salire. Ve le faccio vedere pure. Ci sono delle scale, tutto strano. Ma pure qua sbatto la testa. È sempre un problema, infatti devo stare molto attento. Allora, questo qui è un tavolino messo qua sotto alle scale. E ora vi faccio vedere una cosa. Questa qui è la cucina. Vi faccio fare una panoramica della cucina. Con tutto. Qui ci sono varie cose che mi hanno lasciato, bla bla bla. E questa qui, ragazzi, è la mia piantina carina. La mia piantina. Ragazzi, Susanna è andata, è morta. E ho dovuto prendere Cecilia, che sta resistendo da un bel po' di giorni. E come vedete è bella verde, bella colorata. Quindi forza Cecilia, facciamoci un selfie. Ok, ora dopo aver fatto questo, come vedete qua c'è un cavo. Che penso, che cazzo è sto cavo? E questo qui è il mio cavo che mi sono portato perché il cazzo di modem è in culo ai lupi. E questo è un problema. Comunque questa qui è una finestra che sta sulle scale, di cui se voi scivolate da qui, dalle scale, potete finire tranquillamente dentro e succede un bordello e crepate. Quindi non so se avete visto, vi faccio veramente un tour. Questo è tipo una cosa per arieggiare la zona. Tiro un sacco dentro qua. Allora, saliamo sulle scale, come vedete, ta, 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 e arriviamo a quello che è il primo piano, oddio stavo cadendo, della casa. Questo qui è il primo piano, qui c'è la mia postazione da gaming bella nerd, con il mio portatile MCI. Fortunatamente ho questo portatile, mi dispiace che non riesco contemporaneamente a streamare e giocare con questo portatile attualmente, perché questo è un PC che mi è stato dato di backup, ora mi dovrà arrivare quello vero e proprio e... meno male, potrò utilizzarlo. Questo è il mio schermo back, tutto il setup, come vedete, già piazzato tutto, già messo tutto proprio per nerdare. Qui dentro sono degli armadi, si può mettere qui, dice qua, ci ho messo la scatola della tastiera. Niente di che, più o meno, niente di che. Poi qui andiamo e qui c'è la camera da letto. Questo è il letto, che è quadrato. Tipo, io qua mi sa che non c'entro se mi sdraio. E infatti non c'entro perché guardate i piedi dove vanno. Cioè, se sto, io dormo di solito tutto allungato, strecciato, quindi i piedi praticamente toccano
problema. Poi c'è uno specchio, se uno si vuole specchiare qua, non lo so il senso, però è figa come idea, mi piace. Qui abbiamo un altro armadio con le porte scorrevoli, varie coperte, eccetera eccetera. Ah, poi c'è un bellissimo quadro che vi vorrei far vedere, che è questo qui, molto carino, spero vi piaccia. E ora andiamo nella parte superiore della casa, quella dell'ultimo piano. Ora andiamo altre scale, come potete vedere, quindi ripartiamo e saliamo. Ta-da, 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 ta-da. Così, e arriviamo all'ultimo piano, ragazzi. Qua è molto carino, è una mezzanina, come si chiama. E la cosa bella è questo qui, è il letto, una figata. Cioè, molto bello, molto soleggiato, è figo questo posto, mi piace un casino, sinceramente. E la cosa carina, a parte qua che io se mi siedo, secondo me tocco con la testa, è questa finestra qua sopra. Praticamente se qua piove vi potete fare tranquillamente la doccia. Infatti mi devo ricordare di chiuderla se c'è brutto tempo. Ora sto piano, ma se sto qua ci posso stare in piedi, mi pare. Sì, dai, c'entro in piedi qua. Comunque, questa è la mia casa, ragazzi, per ora. Molto carina, molto bella, niente scherzi sul bidet. Non sono in vena di scherzi, sono molto triste perché sto in un sacco di difficoltà comunque qui in Francia a vivere da solo, specialmente per trovare casa. Non è così facile come tutti pensano trovare una casa, specialmente se non hai un contratto a tempo indeterminato. Non me lo possono fare fino a gennaio, quindi per il momento è così e devo aspettare. È difficile poi, specialmente se non hai la cittadinanza francese, anche se sono un cittadino europeo. Comunque è particolare, questo cos'è? Ma questo serve a tirare giù le serrande. Questo serve a tirare giù le serrande. Mi hanno dato una crepa. Mi hanno dato una crepa. Vabbè, sta qui una cosa, manco si accende. Mortacci loro, sti francesi. Comunque, prima che mi ammazzo per le scale, è un po' un problema. Sto affrontando tante difficoltà. Il fatto di stare da solo, il fatto che comunque il mio canale YouTube e Twitch è una cosa che ho sempre portato avanti da solo. Non mi hanno mai bustato altre cose, vado fierissimo di quello che sono riuscito a fare e mi dispiace in questo momento non riuscire a fare tanti video per voi, non riuscire a portare giochi in questo momento perché non posso registrare e giocare allo stesso tempo al momento, se no il PC si surriscalda troppo, mi dispiace, sto aspettando infatti il nuovo PC che mi arriva perché questo è uno di backup e l'MCI è stata gentilissima ragazzi e mi hanno fatto il piacere di ovviamente darmi un PC per queste tre settimane che sarei stato qua per ora e ora quando torno avrò l'altro PC e niente, che vi posso dire ragazzi, la vita è tosta da soli, bisogna cucinare, lavare i piatti, lavare i panni, quindi il tempo è veramente risicato, il lavoro comunque lo sto facendo molto bene, sta andando tutto bene e niente, questo qua è un vlog più che altro per fare una chiacchierata con voi e cercherò di non abbandonare il canale di YouTube ma specialmente Twitch che è una delle cose a cui tengo di più. L'unica cosa che posso dirvi è di avere pazienza, venerdì torno in Italia. Io una delle idee che ho sarebbe di chiedere di poter stare questi 6 mesi di lavoro in Italia per avere poi un contratto a tempo indeterminato e prendere una bella casa perché io sto venendo a vivere comunque in un territorio straniero, non parlo la lingua, non parlano inglese qui, sì ho degli amici, cioè quelli con cui lavoro, che sono delle bravissime persone, simpaticissime, delle grandi persone, ma a mio parere, madonna che capelli brutti che mi ha fatto ogni sto cappello, però a parte questo è brutto che, dato che molto del mio tempo lo passerei dentro casa, per via che comunque non è che sto in Italia eccetera eccetera e passarlo in una casa, in un posto che magari non è bello, dove non ho nemmeno la fibra e non posso continuare a fare quello che a me piace, ho sempre fatto nel mio tempo libero, mi dispiacerebbe un sacco, anzi mi dispiacerebbe proprio non riuscire a rimanere più in contatto con voi e quindi quello che vi dico è di avere pazienza, vediamo come andrà, di tenere duro perché tornerò sempre più arrabbiato di prima, nel frattempo anche se ho qui una 2 mega come connessione quindi ci metto praticamente più di 12 ore a tuppare un video, sto cercando di allenarmi il più possibile Overwatch con la mia squadra e prima o poi vi farò vedere i risultati. Mi dispiace ragazzi, spero che queste news non vi abbiano sconcertati, spero ci starete sempre, spero vi siate divertiti a vedere questo video di com'è la mia casa, questa volta è serio, niente cazzate sul bidet perché sì, mi manca il bidet, parliamoci chiaro, io il bidet me voglio sciacquo al culo, cazzo, quando cago. Ah, mi devo fare 40 docce al giorno praticamente, però sono sempre profumato anche se fa caldissimo. La città è bellissima, Aix-en-Provence è una bellissima città e mi ricorda molto Firenze,
Però oltre che mi manca il bidet, mi mancano tantissime persone, mi manca la mia ragazza, mi mancano i miei amici, la mia famiglia. E il fatto che ho tanti pensieri qui a volte mi rende molto, ma molto, ma molto stressato. E non è facile come cosa vivere da soli, specialmente in un paese straniero, come ho detto, che non parlano né ovviamente la mia lingua, paese straniero, né parlano l'inglese. Però si tira avanti e si va avanti. Let's go baby, non vi abbandono, ve l'ho promesso. Ci vediamo quando torno venerdì. Let's go bitches.